Buongiorno ragazzi, oggi parleremo ancora del Parlamento, in particolare della funzione legislativa, e ci concentreremo sull'iter legis, cioè su quel procedimento necessario per emanare una legge ordinaria. Ci soffermeremo anche sulle differenze tra il procedimento per emanare una legge ordinaria e quello per emanare una legge costituzionale previsto dall'articolo 138 della Costituzione. Ecco, partiamo dall'indicazione della serie delle fasi che devono essere, diciamo, superate da un progetto di legge per arrivare a diventare legge dello Stato. Allora, l'iter legis, cioè appunto, dicevamo, quel procedimento necessario per arrivare ad adottare una legge ordinaria in questo caso, si compone di diverse fasi. La prima fase la chiamiamo iniziativa legislativa e consiste nella presentazione di una proposta, progetto, disegno di legge. La seconda fase la chiamiamo esame e approvazione e deve essere effettuata da entrambe le Camere, perché voi come sapete entrambi i rami del Parlamento devono approvare un testo identico affinché questo possa diventare legge dello Stato. Il passaggio da un ramo del Parlamento all'altro tecnicamente viene individuato con il nome navetta. La terza fase è quella della promulgazione, cioè dell'attestazione da parte del Presidente della Repubblica dell'avvenuta approvazione da parte di entrambi i rami del Parlamento di un testo normativo. E poi c'è la fase dell'integrazione dell'efficacia derivante dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e dopo 15 giorni, normalmente il termine di vacatio legis dura 15 giorni, l'entrata in vigore della legge stessa. Ecco, però cominciamo ad analizzare una per una queste fasi. La prima fase, abbiamo detto, è quella dell'iniziativa legislativa, quindi si concretizza nella presentazione di una proposta di legge. A chi spetta, secondo la nostra Costituzione, l'iniziativa legislativa? A diversi soggetti. In primo luogo al governo, nel caso in cui una proposta di legge venga presentata dal governo, essa prende il nome di disegno di legge. Poi spetta ai singoli deputati o ai singoli senatori, cioè ai singoli parlamentari. Anche il popolo può presentare una proposta di legge e in questo caso ci vogliono 50.000 firme per presentare quella che viene chiamata una proposta di iniziativa popolare. Poi vi è un organo che è un organo, diciamo, che si occupa di economia del lavoro, CNEL, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, che può presentare proposte di legge diciamo, negli ambiti di sua competenza, e poi ci sono i consigli regionali. Bisogna dire che la maggior parte delle proposte di legge sono presentate dai singoli parlamentari o dal governo. Dunque, i testi presentati dal governo, abbiamo detto, si chiamano disegni di legge. Vediamo ora quali sono a grandi linee diciamo, le modalità che seguono la presentazione appunto di una proposta di legge. Allora, la proposta di legge viene presentata ad uno dei due rami del Parlamento e vengono annunciate queste proposte all'Assemblea, vengono distribuiti i testi che contengono appunto la proposta redatta in forma scritta, e poi il presidente dell'Assemblea assegna il testo all'esame di una commissione competente per materia. L'articolo 72 prevede due possibilità. Da un lato, il presidente dell'Assemblea può scegliere di adottare il procedimento ordinario. Significa che il testo viene preventivamente analizzato dalla commissione competente per materia, viene emendato, discusso, attribuito ad un referente e poi viene rinviato all'assemblea plenaria. Il referente fa una relazione e la decisione appunto, spetta all'assemblea in sede plenaria. Ma il presidente dell'Assemblea può anche individuare la necessità di percorrere un'altra via che viene chiamato procedimento speciale. Procedimento speciale vede l'Assemblea lavorare
sia per discutere il testo, ma anche per votarlo ed approvarlo eventualmente. In questo caso parliamo di lavoro della commissione in sede deliberativa o deliberante o legislativa. Ecco, vediamo ora però nel dettaglio come funzionano queste due possibilità. Quindi, vediamo appunto la caratteristica del procedimento normale. Cioè, abbiamo detto che il procedimento normale vede un primo esame del testo normativo da parte della commissione competente per materia e poi successivamente il passaggio all'aula per la delibera in assemblea plenaria. Quindi, vediamo che cosa succede. La commissione permanente, diciamo, interessata, incaricata appunto di discutere il testo normativo, la proposta di legge, svolge una istruttoria, cioè svolge una breve, diciamo, inchiesta, tra virgolette, nel senso raccoglie le informazioni necessarie per poter procedere alla discussione del testo normativo. Fa una prima valutazione preliminare e prepara un testo da discutere in assemblea e che viene affidato ad un relatore, il quale avrà il compito di riferire all'Aula i risultati dei lavori in commissione. È per questo che nel procedimento normale o ordinario la commissione si dice lavora in sede referente. In commissione vengono delineate le posizioni delle varie parti politiche e naturalmente queste parti politiche possono presentare delle richieste di modifica, i cosiddetti emendamenti. La commissione delibera su questi emendamenti presentati appunto dalle parti politiche presenti in commissione. Vengono acquisiti, diciamo, tutti i dati che sono ritenuti necessari. Il governo partecipa alla fase dell'istruttoria e alla elaborazione del testo e poi il testo normativo viene inviato all'assemblea composta in sede plenaria, cioè all'assemblea composta da tutti i deputati o i senatori che hanno diritto a discutere e a votare il testo normativo, e l'assemblea, riunita in sede plenaria, esamina i singoli articoli del progetto di legge, vota eventuali modifiche, che anche qui vengono chiamati emendamenti, che vengono presentati, appunto, e nella fase finale vengono diciamo, esplicitate le posizioni dei singoli gruppi parlamentari attraverso le dichiarazioni di voto che vengono fatte sul provvedimento e poi si procede alla votazione del testo normativo del provvedimento nella sua complessità. Quindi, diciamo, si procede alla approvazione se è positiva e invece non viene approvato se la votazione risulta negativa. Ma abbiamo detto che il presidente dell'assemblea che riceve la proposta di legge può anche scegliere la via prevista dall'articolo 72 della Costituzione di individuare la modalità di lavori della commissione in sede deliberante o in sede legislativa. Vuol dire che viene scelto il procedimento speciale in cui la commissione, oltre a discutere il testo normativo, ad emendarlo e, diciamo, a individuare le posizioni dei vari gruppi parlamentari, è tenuta anche a esprimersi attraverso il voto finale. Quindi l'approvazione in commissione, in sede deliberante, determina che il procedimento si concluda completamente all'interno della commissione. Anche lì viene fatto diciamo, un procedimento istruttorio, vengono individuate diciamo, le linee fondamentali che consentono di procedere alla redazione del testo da discutere e da approvare e poi vi è l'approvazione finale con le stesse modalità che sarebbero richieste dall'approvazione in aula. Tuttavia, questo procedimento speciale incontra dei limiti. Infatti, l'articolo 72 della Costituzione prevede che esso non possa essere adottato né in materia costituzionale ed elettorale, né in materia di delegazione legislativa, né nella materia di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e neppure per approvare bilanci e consuntivi. Quindi, in sostanza, vi sono alcune
materie che vengono sottratte alla possibilità di procedere all'approvazione di un testo normativo direttamente in commissione. Inoltre, bisogna anche dire che qualora venga richiesto da un quinto dei membri della commissione, da un decimo dei membri della Camera di riferimento del ramo del Parlamento in cui ci si trova, o dal governo, il procedimento speciale può essere sempre trasformato in procedimento ordinario. Bisogna dire che l'articolo 72 prevede anche una riduzione dei tempi eventuali negli interventi e nella discussione del provvedimento e in questo caso parliamo di procedimento abbreviato, ma si tratta di un procedimento ordinario ridotto in termini temporali. Ora, nel momento in cui il testo normativo è stato, dal momento in cui appunto il testo normativo è stato approvato, si procede all'invio di questo testo all'altro ramo del Parlamento attraverso la cosiddetta navetta e questo diciamo, proprio perché noi siamo un sistema bicamerale che configura un bicameralismo perfetto. Quindi entrambi i rami del Parlamento devono approvare lo stesso testo e eventualmente qualsiasi emendamento o modifica apportato dal secondo ramo del Parlamento che analizza il testo normativo deve essere di nuovo approvato dal ramo che non lo aveva precedentemente approvato. L'altra fase che segue appunto all'approvazione del testo normativo è quella della promulgazione ad opera del Presidente della Repubblica. La promulgazione non è un atto autorizzativo, ma è un atto attestativo. Significa che il Capo dello Stato attesta che un certo testo è stato approvato con le procedure previste dall'articolo 72 da entrambi i rami del Parlamento. Quindi, diciamo, si tratta di un potere del Presidente della Repubblica, di natura formale, salvo che, venga esercitato appunto il potere di veto sospensivo, perché il Presidente della Repubblica, nell'esaminare il testo normativo che gli arriva per essere promulgato, può esercitare una sua prerogativa, che è quella di chiedere una riflessione ulteriore sul testo normativo attraverso l'invio di un messaggio motivato alle Camere e attraverso appunto l'indicazione di eventuali dubbi o di eventuali profili di incostituzionalità che gli ravvisa appunto nel testo che era stato approvato dalle Camere. Le Camere però sono titolari del potere legislativo, quindi possono tenere in considerazione i rilievi del Presidente della Repubblica, ma possono anche non farlo. E quindi nel caso in cui non tengano conto degli rilievi posti dal Capo dello Stato, rinviano così com'è il testo alla firma del Capo dello Stato ed egli è tenuto a promulgare il testo che gli è arrivato. Normalmente, però, proprio per una correttezza istituzionale, le Camere tengono conto e apportano alcune modifiche. Una volta appunto rinviato il testo al Presidente della Repubblica, egli lo promulga e ne chiede la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La Gazzetta Ufficiale è il documento che consente la pubblicizzazione del testo normativo nei confronti di coloro che sono coinvolti da questa nuova legge, quindi da queste nuove regole, norme, e quindi nei confronti di tutti i cittadini, e pertanto attraverso la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale si diffonde il testo e si consente il rispetto da parte dei cittadini. Normalmente è previsto un termine tra la pubblicazione e l'entrata in vigore del testo normativo che è di 15 giorni, che viene chiamato termine di vacatio legis. Il legislatore può però modificare questo termine di vacatio legis, ridurlo o aumentarlo se lo ritiene necessario. Ecco, io credevo di poter svolgere in questa lezione anche il procedimento di formazione di una legge costituzionale, in realtà il tempo non me lo consente e quindi per quanto riguarda il procedimento di formazione di una legge costituzionale verrà trattato nella prossima lezione insieme alle altre funzioni del Parlamento. Per ora arrivederci e buono studio.